Domani partirà il secondo tour di un mezzo mobile attrezzato per effettuare lo screening mammografico. Lo screening itinerante toccherà vari comuni della provincia di Caltanissetta, in particolare sarà a Mazzarino dal 24 al 27 ottobre, il 30 e 31 ottobre e poi di nuovo il 6 e il 7 novembre, a Butera l'8 e il 9 novembre, sosterà a Riesi il 10 e poi dal 13 al 17 novembre. Nella città di Gela il mezzo sarà presente dal 20 al 24 e dal 27 al 30 novembre e poi anche a dicembre, l'1 dal 4 al 7 e dall'11 al 13, a Santa Caterina Villa Hermosa il 14 dicembre e a Marianopoli il 15 dicembre. L'invito a partecipare è esteso anche alla popolazione di Sottano. Durante questa iniziativa sarà inoltre possibile prenotare lo screening per il tumore alla cervice uterina, il PAP test e il test per il papillomavirus presso i poliambulatori della provincia nissena. Possono accedere a questo servizio le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni. Il tumore al seno colpisce una donna su otto, si presenta quindi come il più frequente nel genere femminile in tutte le fasce di età. Grazie però ai continui progressi della medicina e agli screening per la diagnosi precoce, nonostante il continuo aumento dell'incidenza, oggi di tumore del seno si muore meno che in passato. Per questo, lo strumento più importante promosso dall'AIRC e dal Ministero della Salute anche attraverso le ASP locali è quello della prevenzione. La prevenzione di questa neoplasia. Deve cominciare a partire dai 20 anni di età con controlli annuali eseguiti da uno specialista senologo, affiancati alla mammografia biennale dopo i 50 anni o, in caso di necessità, all'ecografia in donne giovani. Per informazioni sulla partecipazione allo screening itinerante nella provincia nissena e per accedere alle prestazioni, è necessario prenotare i numeri 0933-831460 oppure 0933-831424 o 0934-506056. Per informazioni, è inoltre disponibile l'indirizzo email mail screening.asp.cl.it.